Eccoci alla quarta tappa del nostro gemellaggio, siamo a Piecari, famoso santuario della Slesia, diocesi di Katowice. Abbiamo il gruppo di Milano, decanato Sempione. Chiediamo a Beatrice come sta andando il gemellaggio, che cosa l'ha colpita. Il gemellaggio sta andando molto bene. E la cosa che mi ha colpito di più delle famiglie, che sono molto ospitali e molto disponibili e fanno qualunque cosa tu chieda. Mangiamo tantissimo, pensavo che in Puglia si arrivasse al culmine del cibo disponibile, ma in realtà mi sbagliavo perché qua si mangia ancora di più. E la cosa che mi ha colpito, oltre a questo, è che nelle case non c'è soltanto il nucleo familiare ristretto, quindi mamma, papà ed eventualmente i figli, ma ci sono anche nonni, zii, cugini. E hanno delle case molto grandi. Quindi abbiamo tranquillizzato tutte le mamme, i papà, tutti i familiari a casa. Dietro alle spalle di Samuele c'è la prima immagine della Madonna che è qui, è venerata come madre dell'amore sociale e della giustizia. E è una zona di minatori dove ci sono molte miniere, quindi tanti pellegrinaggi in questo luogo per affidare alla Madonna il lavoro, la giustizia sociale. Samuele, cosa ti ha colpito di questo luogo? Allora, siamo a Piecari, in questo santuario molto noto dove Giovanni Paolo II, quando era ancora cardinale, poi da Papa, è venuto in totale 14 volte e più, quindi era molto devoto a questo santuario proprio per questa immagine che ha guarito dalla peste la popolazione della zona, tanto che il quadro è stato spostato anche in altri posti, Repubblica Ceca, Praga, e questo quadro è molto venerato, sono state fatte anche delle copie perché quando era via i polacchi volevano avere un punto di riferimento nella Madonna, appunto in questo quadro che alle mie spalle è una coppia. Grazie al gruppo di Milano Sempione, continuiamo con il nostro cammino. Ciao. Ci prepariamo all'incontro. Ciao. 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 Ciao.